Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast io sono SonicForce. Oggi vi porto un TVZ. Sempre TVZ mandato da Acoustica, che avevo promesso nel replay precedente. In questo caso, affronta questo Terran Disease. Uh, mi scuso se YouTube in questi giorni sta dando un pochettino di problemi. Uh, per esempio, ho visto un video dove um, il video era mostrato da YouTube nell'impostazione nell predefinita. La grandezza di schermo predefinita con tipo un quarto di schermo totale, mentre se poi veniva messo in modalità cinema o modalità grande schermo uh, si vedeva totalmente. Quindi non so. YouTube ogni tanto dà questi problemi. Un po' crazy YouTube potremmo chiamare. Uh, per il resto, guardato anche i problemi audio che mi dicevate, non mi sembra di scontrare grandi cose. Dicevate, mi aveva detto uno, era andato a controllare se gli audio si sentivano male. Um, le impostazioni comunque sono tutte giuste, quindi non ci dovrebbe essere questo Questo inconveniente. Il sonoro mi sembra sia settato tutto giusto, andiamo ad ascoltare un attimo la musica, suoni ambientali. Ok, Stargraft ha sempre i soliti problemi. Che quando esci, ti cancella le opzioni. Dopo che hai finito di castare, un, dopo che hai finito di castare un replay, eh, mi fa uscire forzatamente, e mi. Eh, Cancella le, le impostazioni precedenti. Ci adatteremo, vediamo un po'. Custi cosa decide di fare contro questo terra. Hanno promesso una partita Custi, quindi se la faremo ve la porterò sul canale dove verrò arato da Custi anche perché in questo periodo proprio sto giocando zero. E Custi è diventato più forte di me, nel periodo nel quale non ho giocato. Nell'antichità lui invece era migliorato molto. E Eravamo passati da, da un Black Force vincente a un Black Force perdente. Nel parte di Col Custi che era. Veramente veramente molto bravo ai tempi di Heart uh, of the Swarm. Su Links of Liberty ne avevamo fatta qualcuna, sempre vinta da Cushni. Eh, però lì ero veramente messo male con il gioco, non avevo proprio neanche le, le basi. Uh, Papapapaccio, ti ricomando. Quindi butta giù secondo il secondo sovversario. Attenzione, vuol fare un bunker rush a Cushni, questo, questo disease. Quindi top GM player, Ricordiamolo sempre. Uh, arriva anche un reaper, l'SCV prova a finire di costruire il bunker a questo punto, così fa scendere l'artiglieria pesante con la resina. Questo reaper uh, deve stare attento perché forse l'SCV non riuscirà a finire, attenzione, è riuscita a finire l'SCV il, il bunker a questo punto il reaper può godere di una, di una buona visuale offerta dal bunker e fare un po' di schifata non dovrebbe essere un grosso problema per Custini anche perché gli ha mandato all'avversario gli zerghi in base che sono riusciti ottimamente a distruggere questi tre Zergling l'SCV che costruiva il settore di comando a questo punto l'avversario è costretto a pullare uh, gli SCV per mandarli a combattere contro gli zerghi che ricordiamo non è che è una grandissima idea uh, arrivano i marini che completeranno la situazione comunque ha perso del tempo ha perso del tempo disease eh, e a questo punto arriva una Maria di zergling e le resine, tirano su il reaper, ok qui forse la reazione di Custi è anche un po' in overreactor. Ora vedremo come riuscirà ad utilizzare questi zergling all'attacco, non c'è un bunker, non c'è niente, qui ci sono questi due supply che fortunatamente riuscirà a tirar su il suo avversario, infatti già alti, doppia fabbrica, altro centro di comando, macro game cattivo, di Mac, tra l'altro, qui questi gli farà alzare, però, seconda base. Dizis andrà a perdere ancora del tempo. Ora, attenzione perché questi fanno un bel male. Questi zergling, e intanto guardate che Dizis che continua a tagliare continuamente sulla produzione di SCV per andare a fare queste ste, ste micrate inizio partita che ti mettono subito in una condizione sfavorevole se non riesci a stargli dietro con una macro. Uh, adeguata qui, potrebbe addirittura mettere uno Zergling sotto il centro di comando in, uh, o con la S o comunque col move <ride> per non farlo più atterrare. Veramente giocate bastarde. Uh, Butta su terza base. Cushni ora deve riprendersi un attimino in macro. La sua specialità uh, ha avuto un attimino di paura da quell'attacco con bunker e reaper. Magari si aspettava altri reaper. Ha un po' forzato con resine. E zerghi, aziende che comunque tornano sempre utili nel corso della partita, soprattutto nell'early game. però a questi punti, appunto Kushner normalmente ha già le, le basi sature. Invece, qui ha dovuto fare un po' di unità, unità che comunque sta bene utilizzando al fronte. Attenzione, ora perché qui, uh, riuscito a tirare su questo deposito sanguinante. Questo deposito, eh. se fosse stato lasciato giù, sarebbero entrati comunque questi zagging, Non sono tantissimi, quindi non avrebbero fatto. Da moltissimi danni anche perché ci sono due Elion che comunque in retta fanno molto danno però si poteva essere comunque a rischio qui sta pronunciando tre Elion alla volta per contrastare questi Zergen che Cushni potrebbe facilmente andare a blatte e prendere l'avversario in contropiede guidando il gioco quindi pensando continuamente a quale reazione può fare l'avversario per rispondere in questo caso Elion per rispondere agli Zergen e quindi andare di blatte per prendersi un ottimo vantaggio a quel punto il Terran scegliendo se andare di mech o di Odibio <coughs> fa Imposta un po' la sua bolla Con Tanko, con Marauder A seconda E a quel punto lo Zerg decide Se continuare ad andare di Blatte Contro Mech, una scelta che io approvo Comunque in entrambi i casi potrebbe fare Delle muta semplicemente per dar fastidio All'avversario Che sono comunque Sempre uh, un ottimo giocato Oppure andare in una composition Blatte E Lazeratori e fare male. Uh, attenzione qui perché ah, c'è l'armeria, proprio vuole andare di max pura, ho visto che arrivava anche, ecco, arrivava anche un cyclone da parte del, del Terran. Cyclone facilmente micrabile contro le zine, può far male e soprattutto questi Hellion eh, trasformati in Elbat non sono non sono niente male anche contro blatte, eh, dato che qui comunque Kushni è con resine e blatte, questi Elbat non sono malvagi, il cyclone deve essere un pochettino micratomeglio, è unità veramente fragile, eh, quindi sempre tenuto dietro, poi fa abbastanza da solo anche per scappare, eh, portarlo indietro e non ha grossi problemi nell'andarsene, data comunque la sua elevata velocità e il fatto di poter fare danni mentre, mentre si muove, che è una caratteristica molto importante. Uh, questo disease deve tornarsene un po' in base con la coda fra le gambe perché non è riuscito a fare grossissimi danni a Cushni, bravo a difendersi. Qui uh, butta su uno Starport e qui continua a fare Helion. Qui vediamo se probabilmente andrà a fare Tank. Non mi aspetto che vada a fare un altro, un altro Cyclone, anche perché queste blatte ora sono... Sono un problema da affrontezzare. Gli Elbat, devo dire, sono una discreta risposta. Eh, sono una discreta risposta. Elbat a Blatte, se non si ha di meglio fuori, eh, l'Elbat non è male. Tra l'altro, Elbat che può essere sia curato dalla Mediava che over riparato dal, dall'SCV. Wow, Blatte che comunque eh, iniziano a essere tantine. Questi Elbat hanno inoltre anche il Blue Flame, quindi riescono a fare veramente una quantità di danni elevata 30 danni contro il 0 altrimenti 18 con il loro attacco a cono quindi fa malissimo ora Procusti custin inizia ad arrivare un po' con cattiveria perché sa queste blatte che aspettano soltanto l'upgrade per essere devastanti utilizza anche laceratori che nel replay precedente non abbiamo visto usare al buon custin uh, qui c'è una buona risposta da parte di questo con il tank e uh, qui chissà se andrà a fare banshee con clock banshee con clock infatti il problema è che qui il Cushney ha negato seconda al Terran e ha buttato su terza può andare tranquillamente a saturare prendere quarta, è cosa che sta facendo e continuare a pompare unità per chiudere il Terran qui dentro e dopo sono grossi problemi per il Terran anche perché di me non è veramente facile uscirne cioè riesce a uscirne ma a quel punto l'avversario ti ha già fatto Patriarchi, Ultralischi, Criptolischi in faccia e puoi dare tranquillamente GG Uh, costato da scappare kushni con questa unità sotto pressione della, della Banshee qui avrei potuto anche cercare di fare qualcosa con i laceratori con la bile corrosiva però Banshee che è facilmente micrabile lanza spore 4 per base ovviamente 1 per ogni, per ogni base qui addirittura ne mette giù due. Uh, qui li ha fatti qui non ha ah, sì, messo la spore in costruzione anche qui appena ha visto la Banshee via in base a mettere giù lanza spore qui Due impalatori per tenere meglio il gioco. Qui non ci sono impalatori, ok. Solo questi due impalatori per prevenire eventuali rambai di Ellion diretti sui lavoratori. Quindi, ottimo posizionamento dei lavoratori. Due proprio per chiudere, aiutati dal Geyser di Vespene e dalla Camera Evolutiva. Momento di dronaggio per Kushnik che va direttamente a pompare droni, dall'altra parte l'avversario butta giù altre due fabbriche per un totale di quattro. comincia ad avere solo due tank e i due tank non sono ancora un grosso problema, butta giù terza base in questa zona che non è proprio facile da difendere, se si butta giù, butta giù terza base in questa zona comunque con i tank si ha almeno un fronte, uh, sicuramente anche questa è più facile da difendere, questa è abbastanza... Nel Burundi, tra l'altro c'è questa traiettoria che Kushti potrebbe seguire con Blatte che fa veramente male uh, a Disease. Inoltre quando si gioca di Mech, se si inizia a sparpagliare le proprie basi in giro, uh, lo Zerg può farti ecco, questi multiattacchi e, e ti mette seriamente in difficoltà. In buona conoscenza del gioco di Kushnin che va a vedere se ci fosse... Una base in questa zona e eh, trovandola la costrinza ad alzarsi per non subire altri danni. Non c'erano lavoratori quindi non c'era bisogno di tenere base su per evitare una perdita di minerali eh, se fossero stati dei lavoratori, comunque custini non avrebbe esitato due volte a toglierli di mezzo di questo sono uh, più che sicuro: 4 tank 4 tank è col 2, 2 e 2 per La mischia, tachi mischia, sotto, ho tirato una pacca al microfono come solito, ormai mi scuso ancora delle pacche al microfono, ma siete abituati. Vi piacciono le pacche al microfono. Se non, sono, non ci, se non ci sono le pacche al microfono, non, non vi godete il replay ugualmente. Quattro uh, lavoratori su tre. Ci sono un po' di lavoratori in questa zona per Disease che avrà bisogno di fare un transfer di buttare giù, credo, quarta barra quinta base, ormai a quattro caserme che producono. A pieno regime cosa è andato a cercare? È Andato a cercare il uh, Blue Flame per l'Elion le e l'Elbat che abbiamo visto in precedenza: 33 danni contro le 0 dovuti al più 1 per l'attacco della Mech. Qui però, un Cushni che aspetta il 2-2 per tutto. Anche per gli zerging a quel punto andrà direttamente faccia al terra tra l'altro qui terra che ingaggia senza avere i tank su, blatte che vanno direttamente sui tank, questo è proprio un invito a Custi per, per uccidersi proprio della serie uccidimi tra l'altro Custi è anche temporizzato leggermente di più perché come vedi i tank non posizionati sul creep io prendo le mie unità a clicco e ciao ciao tank perché veramente non possono fare niente se fuori qualche custode che comunque permette alle legioni di respingere queste, queste bench fra poco Gusti potrebbe fare Anche Hydra, va a fare Infestor Infestor invece di fare Hydra Vediamo come utilizzerà questi Infestor Unità molto particolari per gli Zerg Ma non credo se ne sarà bisogno Perché 163 di supply contro Contro 92, non vedevo il riflesso Contro 92 segneranno la fine Per questo buon terra di disease che era con eh, Liberatore e Thor. Aspetta di maxare un pochettino le sue unità. No, decide di tornare indietro. Che avrebbe potuto anche andare avanti con ignoranza e vincere la partita, si arresta, arresta il suo attacco e decide di tornare indietro. Costrinse nuovamente ad alzare questa base al terra, base che vediamo se riuscirà a salvare. Mandano SCV a tirare su i, gli HP. Della base riesce a salvare Ottimo disease Ma è un po' alle corde Un po' con l'acqua alla gola Ha due basi da piazzare eh? Riuscire a, piazza a piazzare queste due basi Potrebbe fare Potrebbe fare bene Ci sono comunque tre factory Con eh, il modulo tecnologico Una con il reattore Magari ne servirebbe un'altra con il reattore E altro, un altro starport Uno con il reattore Un altro con il modulo tecnologico <coughs> Avere Non so Uh, a 300 di Vespene quindi si potrebbe stare un'altra struttura la sta comunque buttando giù un totale di 3-5 fabbriche e due star perché due siano più che eh, efficienti in una totalità di strutture comunque vedete quando avete 300 di Vespene potete tranquillamente buttare giù un'altra struttura perché avete il Vespene per esempio per fare un altro torne richiede 200 quindi state più che safe vi ricordo sempre che la struttura è un investimento che fate in quel momento. Ma voi dovete guardare al continuo pompaggio di unità. In più quando si va di Mac, avete più tempo per raccogliere il vespene che vi serve rispetto ad andare di bio, per esempio, con, eh, con i minerali, che invece scendono molto velocemente per quanto riguarda la produzione di marine, è anche vero che di Vespene ce n'è di meno disponibile sulla mappa rispetto al minerale, perché ci sono solo due geyser di Vespene per base mentre ci sono 6 giacimenti di minerale, in questo caso d'oro più otto giacimenti di minerale per base uh, a rendita normale qui Custi ha una buona bolla, andrà a fazza al Terran che non ha ancora preso Fortress completa e non la ne va neanche a riparare qui proprio Sconfitta pesante per il Terran, devastato da blatte, lazeratori, infestor, tutto già fuori anche le idralische. Continua anche a pompare upgrade come se non ci fosse un domani. Anche ghiandole surrenali per gli Zerging che aumenta di 40% l'utilizzo di attacco degli Zerging. Qui proprio un uh, fight più che semplice per Kushin, che va anche a prendersi i Thor con uh, gli infestor con uh, il parassita neurale. Proprio Trolling. E va a giudicarsi anche questo game Il buon che si porta in Un 2 a 0 di vittore Su due eh, replay Va bene ragazzi Il cast per oggi si conclude qua Io vi ricordo di commentare, mettere mi piace al video Iscrivervi al canale se vi piacciono i video Noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi